Cari amici di pianoconcerto.it, buonasera e eccoci al nostro quinto incontro sui video tutorial sulla tecnica pianistica. Noi vi ringraziamo sempre per la vostra grandissima partecipazione al nostro forum che vi ricordo e vi ricordo di iscrivervi e di far iscrivere i vostri amici al forum pianoconcerto.it. Lì ci incontreremo e potremo dibattere in modo più approfondito tutte le vostre questioni e tutte le vostre domande. Oggi, dopo aver trattato nello scorso tutorial della caduta libera, ricordate, dove le dita partecipano pochissimo, partecipa molto il braccio e la protagonista, la forza di gravità e un minimo di apporto muscolare, abbiamo detto. Oggi invece trattiamo le dita, le cinque dita come protagoniste. Quindi esamineremo le caratteristiche e le funzioni delle nostre dita. Le dita, sembrerà strano, ma hanno sul pianoforte un ruolo sia attivo che passivo e anche collaborativo. Sono la parte terminale del nostro braccio, è la parte anatomica che viene a contatto e sente i tasti, viene a contatto con la tastiera, ma quello che ci fa suonare non sono soltanto le nostre 10 dita, ma tutto il braccio, tutto l'avambraccio e la spalla, tutto il corpo. Quindi cominciamo subito a dire che cerchiamo di intendere le nostre dita come un prolungamento dell'avambraccio. È mia convinzione, e non solo, che nessun esercizio potrà fornirci un'autentica indipendenza delle dita senza una interdipendenza con altre parti del corpo. Quindi l'uguaglianza che cerchiamo sempre, la forza che cerchiamo sempre, non dipende soltanto dagli esili muscoli delle dita che si trovano nell'avambraccio e che abbiamo già esaminato nel secondo video tutorial dedicato all'anatomia del pianista, ma dipendono soprattutto dalla partecipazione del braccio, dell'avambraccio e della spalla e del polso e della mano. Quindi una vera indipendenza delle dita si può solo raggiungere con l'interdipendenza e bisogna fare attenzione perché tutti quegli esercizi che stancano le dita, torturano le dita, possono essere a danno temporaneo ma anche definitivo di questa interdipendenza. La funzione del polso nelle cinque dita, è fondamentale. Mai esercitare o suonare con le cinque dita senza la flessibilità del polso. Le cinque dita, per loro conformità anatomica, non hanno tutte la stessa lunghezza. Quindi suonando godranno, le faremo godere di certi aggiustamenti. Quali sono questi aggiustamenti? Ci sono degli aggiustamenti orizzontali, degli aggiustamenti verticali e degli aggiustamenti longitudinali di va e vieni. Cominciamo a vedere perché gli aggiustamenti orizzontali e quali sono. Dunque, è importante per noi, per sviluppare una certa dimestichezza, una certa uguaglianza, che ogni qualvolta suoniamo con una delle cinque dita, questo dito si trovi in asse con il proprio piccolo muscolo che è nell'avambraccio. Per fare questo, devo
aggiustare il movimento dell'avambraccio, leggermente assecondare il dito per far sì che lui si trovi in asse. Quindi un leggero aggiustamento orizzontale. Poi le dita godranno anche di un aggiustamento verticale. In genere quando si suona col pollice il polso è un pochino più basso. Proviene da un altro concetto molto importante. Leveillant nel suo libro lo tratta in modo molto simpatico e intitola il capitolo Tirare o spingere. Ma quando le dita cadono verticalmente sul tasto e lo affondano e vanno a trovare il fondo del tasto, compiono un certo movimento di caduta. Poiché il dito è fatto di più falangi, prima falange, seconda e falangetta, ci viene da riflettere se il dito successivo che suona rispetto al precedente suoni spingendo o tirando. Sicuramente tirando, perché c'è una sorta di aggrapparsi al tasto che ci aiuta a mantenere una posizione giusta della mano e della nostra e una minima stanchezza della nostra muscolatura. Via via che avviene questo movimento naturale di tirare, è evidente che la mano sale. Quindi se partiamo dal pollice e finiamo al mignolo, ci sarà un leggero salire del polso naturale. Aggiustamento è quello del va e vieni nel senso longitudinale della tastiera. Questo ci permette di raggiungere i tasti neri. Quindi adesso stiamo suonando solo sui tasti bianchi, ma avanzare con tutto l'avambraccio e alzare il polso in una posizione più elevata. Questa è la posizione del polso sui tasti bianchi, questa è la posizione del polso sui tasti neri. È nostro più importante obiettivo nel pianismo
quello di suonare legato e di suonare una frase ampiamente cantabile. Questo lo possiamo raggiungere cercando di trovare sempre un rapporto tra l'intensità del suono e la sua durata. Vedremo via via nei nostri tutorial numerosi esempi a proposito, ma quello che deve aiutarci per poter suonare veramente legato è trovarsi alla fine della successione melodica, della piccola successione melodica, con il polso in alto. Quindi il concetto che abbiamo enunciato prima, partendo dal pollice e finendo al mignolo, si può invertire benissimo quando attacchiamo per esempio una successione melodica dal quinto dito. Potrebbe sembrare una contraddizione tra i due concetti. Prevale il secondo, perché nella successione melodica sicuramente si deve iniziare con il polso basso, perché abbiamo una maggiore gravitazione il fondo del tasto adesso, avete visto, ho sbagliato il piccolo attacco, quindi vedete, non è tanto importante alzare molto le dita come ci dicono determinati esercizi e contrarre la muscolatura. Questo ci fa interrompere l'appoggio naturale dell'avambraccio. È molto più importante all'inizio sviluppare la tranquillità e la gravitazione che non sviluppare l'articolazione contratta delle dita. Assolutamente, questo è una cosa da evitare. Quando si affronta la tecnica delle cinque dita, la prima cosa che il pianista deve comprendere è saper gravitare sulla tastiera. Questa è una tecnica che è stata diffusa all'inizio del Novecento, ma è stata presa un pochettino in modo assoluto. È importante all'inizio, è importante mettere in condizione le dita di sopportare il peso del braccio, dell'avambraccio e della spalla in modo massimo. Quindi passare il peso, saper passare il peso da un dito all'altro, tranquillamente, non alzando molto il dito successivo, ma sentendo il trasferimento del peso. Ovviamente il dito che lascia il peso, il dito precedente che lascia il peso, viene semplicemente dimenticato. Non bisogna assolutamente pensare, è artificioso pensare, ecco, è enfatico pensare: adesso suono col pollice, adesso metto giù il secondo e tiro su il pollice. No. Bisogna pensare alla successione, allo spostamento del peso da un dito all'altro. Molto tranquillamente, anche volendo con poca articolazione, ma con fiducia che le proprie dita possano sopportare il peso del braccio. Ora, ovviamente la gravitazione non è tutto, perché con la gravitazione massima è difficile raggiungere la velocità e è difficile anche raggiungere la forza, perché la forza non è tanto data dal peso, ma è data dalla velocità con la quale il martello impatta la corda. Quindi non tanto dalla forza che noi applichiamo, la forza muscolare o il peso eccessivo che applichiamo,
a tutto il nostro apparato, spalla, braccio, avambraccio, mano, polso, dito, ma soprattutto alla velocità con la quale il dito impatta sul tasto. Quindi a che cosa serve invece la cavitazione? Serve all'inizio esclusivamente a far sentire al pianista dov'è il fondo del tasto, dove lui deve arrivare, e sviluppare nelle dita, che sono comunque e resteranno comunque di diversa forza, far sviluppare mentalmente alle dita una certa uguaglianza di forza. Quindi attenzione, le dita non si robustiscono, le dita attraverso ore e ore, giorni di esercizio, non diventeranno tutte robuste allo stesso modo, assolutamente no, ma il cervello imparerà a dare un impulso diverso alle dita più deboli. E esaminiamo un po' la caratteristica delle cinque dita. Abbiamo detto che il pollice è atipico perché, oltretutto, invece di avere tre falangi, ne ha due. L'indice robustissimo e indipendente. Il terzo dito, il medio, che sembra il dito più forte, è purtroppo legato al quarto dito. E quindi tra terzo e quarto dito c'è comunque una sorta di interferenza dovuto a un piccolo legamento che è qui, che si può ben vedere forse, eccolo, che lega questa parte. Il quinto dito, a differenza di quanto si possa pensare, è uno dei più robusti delle cinque, perché si trova sulla parte terminale della mano e gode, oltre del suo piccolo muscolo sull'avambraccio, ma gode anche dei muscoli esterni della mano. Quindi è un dito che ha una certa forza. Molto spesso vedremo che anche nei trilli della parte estrema della mano seguiremo la tecnica di Tausig e useremo il trillo fatto con 5-3 piuttosto che con 5-4 o 3-4, a meno che non siamo costretti a farlo. Il pollice è un dito molto robusto, ma atipico, ma è quello che, sappiamo tutti, ci aiuta sin dai primi anni, ci aiuta ad andare avanti, cioè non a lavorare sulle cinque dita, ma a lavorare sulla scala, sugli arpeggi, cioè raggiungere maggiori estensioni sulla tastiera. Tratteremo questo nel prossimo video, quando parleremo delle scale e degli arpeggi, ma anticipiamo subito che è convinzione mia e di molti autori che il pollice non debba passare sotto le dita, o che le dita non debbano passare sopra al pollice. Ma dice, come mai? Ma proprio perché, ecco, faccio con la mano sinistra, far passare il pollice sotto le dita impedisce, non fa altro che impedire il movimento verticale del pollice. Così anche passare sopra il pollice impedisce alle dita di scavalcare il pollice se il pollice rimane sul suo tasto. Quindi qual è la soluzione? Nel gergo pianistico e su molti libri, anche se non è molto specificato, viene chiamato pollice sotto, pollice sopra. Si dice bisogna imparare sin dai primi anni a lavorare con il pollice sopra e non con il pollice sotto, anche nell'esecuzione delle scale lente. Che differenza c'è? Ecco, vediamo subito con la mano sinistra, forse più visibile, pollice sotto. Thank you.
leggero spostamento del braccio e del gomito. Pollice sotto. Vedete com'è difficile? E nella velocità questo provoca, il pollice sotto provoca un momento di sbandamento. Anche Cortone nel suo libro di tecnica, Principi fondamentali di tecnica pianistica, che abbiamo già citato nel terzo video, affronta subito questo problema e dà degli esercizi chiamati esercizi sullo spostamento di questo tipo. Spostamento muto. Quando avviene questo spostamento, il polso si trova leggermente più basso. E un attimo. Quindi questo lo stiamo anticipando, ma lo tratteremo più a fondo quando parleremo delle scale, di come studiare anche le scale, e parleremo anche degli arpeggi. Vorrei fermarmi qui e vi vorrei proporre qualche piccolo esempio. Vediamo un po'. Ricordo, c'è un esempio nella quinta partita di Bach. Ripetiamo. Questa al limite è una piccola caduta, vedete? Ripetiamo. Tipico per le cinque dita è una delle prime sonate di Beethoven. Vedete che cosa accade, no? E poi vabbè, l'importante è questo: cinque dita. Vedete come partecipa molto il polso, l'avambraccio e poco le dita. Adesso facciamo partecipare più le dita e meno le altre. Sentite che altro tipo di suono che viene fuori. Ancora. Quindi ecco perché dicevamo nel primo video, è molto importante, e questo lo faremo su qualche sonata, su qualche opera pianistica, sapere individuare che cosa ci suggerisce il fraseggio e la musica. Non tutti i passaggi, questo è un passaggio semplicissimo sulle cinque dita, devono essere suonate allo stesso modo, ma il fraseggio, per esempio, qui ci suggerisce come le dita, le cinque dita, devono suonare. Un altro esempio. Di come il polso, la mano, l'avambraccio si muove favorendo il fraseggio e aiutando le dita, è un'altra sonata, lo scherzo della sonata opera 14 numero 2 di Beethoven. Rifaccio lentamente. Vedete? Come
se io preparassi una nuova caduta. Quando lascio la tastiera è sempre prima il braccio, poi la mano e poi le dita per ultime a lasciarlo. Stato diverso se avessi fatto lavorare molto di più le mie dita, ma avessi tenuto rigido e non partecipanti il polso, l'avambraccio e il braccio. Esempio. Con l'occasione ricordo, già l'ho sottolineata nel forum, che c'è una grande cosa che ha scritto Stravinsky, una grande piccola cosa che ha scritto Stravinsky, che si intitola proprio Le cinque dita. Sono 4 o 5 pezzi, non ricordo, di grandissima musica, che vi invito a comprare sia da principianti che da pianisti, per chi non lo conoscesse, perché sono delle piccole grandi composizioni sulle cinque dita senza il passaggio del pollice. Didatticamente, secondo me, hanno un piccolo difetto di essere scritte in chiave di sol sia per la mano destra che per la mano sinistra, però questa cosa è superabile, è molto, molto, una raccolta molto bella. Quindi vi invito, al di là di questa composizione che vi invito ad acquistare, vi invito invece ad individuare nel vostro repertorio, in quello che state suonando, che state studiando in questo momento, tutti quei passaggi che riguardano le cinque dita e il movimento del braccio e della mano che partecipano con le cinque dita, cercando di scegliere, di vedere come risolverlo. E potete sicuramente scriverci, suggerirci o parlare di qualche cosa o postare qualche piccolo passaggio. Questo sarebbe interessante. Nel prossimo video riprenderemo il discorso del passaggio del pollice sotto, pollice sopra, e vedremo che cosa sono gli arpeggi rispetto alle scale. Poi via, via andremo avanti, e nel video successivo parleremo di un elemento, di un gesto di base veramente fondamentale con la F maiuscola, che è la rotazione. E vedremo che la rotazione deve essere anche questa acquisita, deve essere conosciuta perlomeno, non acquisita, perché è un movimento difficile, possederlo veramente è difficile, è da pianisti maturi, ma si può acquisire subito anche nei primi pezzi, tipo per Elisa o
qualche altro piccolo pezzo facile e famoso. Quindi impararla subito perché fa parte del repertorio dei gesti fondamentali di base che dobbiamo possedere. Bene, cari amici, vi ringrazio e vi ricordo sempre, iscrivetevi al nostro forum pianoconcerto.it. Vi aspettiamo per dibattere con voi tutte le problematiche e i temi che voi vogliate affrontare. Grazie e arrivederci alla prossima.